Buongiorno, buongiorno amiche mie, oggi facciamo il pan brioche salato. Ora vi dico tutti gli ingredienti da farlo perché è buonissimo. Io qui dentro ho messo 800 g di farina Manitoba e 200 di farina 00, 500 ml di latte, 20 g di lievito di birra, 4 uova, 100 ml di olio di semi, 30 grammi di sale e 20 grammi di zucchero. Ok? Mo lo facciamo a mano senza farlo nella planetaria. Ve lo faccio vedere come si lavora bene a mano. Allora, pronti? Via! Ed eccomi qua. Vi ho detto tutti gli ingredienti. Ora andiamo a mettere un lievito. Lievito, il latte facciamo tutto con le mani. Buona, bellazzo. Lo zucchero, tutto in una volta, tutto entra in un po'. E le uova. Io ve lo voglio fare così perché così almeno chi non c'ha la planetaria lo fa a mano. Quindi andiamo a impastare tutto. E poi lo andiamo a lavorare 10 minuti a mano. Olio de gomito, perché questo nella planetaria bisogna incordarlo l'impasto. Invece così ve lo faccio vedere per chi non ha la planetaria. Vedi? Io penso pure a chi, alle persone che non hanno la planetaria. La planetaria è più sbrigativa la cosa. Così, no? Bello. Mi raccomando, questo vuole lavorato, eh? Lavorate bene e poi lo andiamo a mettere sul piano lavoro e vi faccio vedere. Mo adesso vedete, vado a mettere il sale. E mettiamo pure l'olio. L'olio a filo, no? Ed eccolo qua. Adesso lo vado a mettere qui sopra con un po' di farina e lo dobbiamo lavorare per bene. Ecco qua, abbiamo messo qua, adesso farina. Impastiamo. Non fa niente che aggiungete un altro po' di farina, eh? No, non vi preoccupate. Giusto per dargli qualche piega. E poi andiamo a metterla dentro il contenitore per 3 ore. Metteteci la pellicola sopra, ok? Metteteci e la lasciamo lievitare bene bene.
Ci vediamo dopo, al raddoppio. Guardate, dopo 3 ore, come si è gonfiato. Sto bello, eh? Pan brioche. Spettacolo. Mo, mettiamo un po' di farina. Leggero. Guardate che impasto. Lo dividiamo. Mettiamo un po' di farina. Lo dividiamo a metà. Con un mattarello adesso diamo forma. Tiene farina, lo si attacca. Non lo facciamo troppo sottile perché sennò si rompe, eh? Che dobbiamo fare? Dobbiamo fare la piccola treccia, non è proprio treccia, però. Così lo si attacca. Facciamo un bel rettangolo. Ecco. Vedete, se vado a mettere il salame Milano, poi voi potete mettere quello che volete, però io mo metto il salame Milano, ce l'avevo nel frigo, ah, così. Voi potete mettere qualsiasi cosa dentro. Così, no? Pezzate. Da mettere un po' di formaggio. Più cose mettete, più buona essere. E la mozzarella. Potete mettere anche un po' di scamorza. C'è ben buona volta. Vado a prendere un po' di scamorza ed eccomi qua. Vedete, una grattugietta così. Io faccio così, eh? Ecco, e ora andiamo a chiudere.
Allora, la prendiamo così e gli facciamo un rotolone. Fate un bel salamino, fate. Chiudiamo bene bene. Avete visto? Allora, facciamo un bello salamino. E andiamo a prendere l'altro. Uno già l'abbiamo fatto. Mettiamo qua. Bello, l'impasto mi è uscito proprio benissimo. Farina la mettiamo perché sennò questo è un impasto che appiccica. Vi sta piacendo? Le mie idee che vi do. Facciamo la stessa cosa come abbiamo fatto con l'altro, con quell'altro. Ecco, le ho fatte tutte e due. Adesso facciamo così. Prendete e lo giriamo. Facciamo una bella treccia. Ok? Ora ve lo faccio vedere da vicino. Ed eccola qua. La fate così, ora io la metto nella teglia e la faccio raddoppiare di nuovo, giusto un paio d'ore. Ecco, l'ho messa nella teglia, così vedete? Così la faccio raddoppiare e poi la spennelliamo e la inforniamo, ok? Bellezza. Ed eccolo qua, guardate come si è gonfiato, vedete? Ora, prima di infornarlo, io ho sbattuto un uovo, adesso vado a mettere l'uovo e lo spennelliamo. Così, eh? Ora, 180 gradi il forno. Per 40 minuti, poi vedete voi, vi regolate, eh? Quando si fa bello dorato lo possiamo togliere. Guardate che pan brioche. Mo' aspettiamo che si raffredda e poi lo apriamo, vediamo come è uscito di dentro. Volete vedere la sorpresa? Ve la faccio vedere io. Spettacolo. Che pan brioche gigante. Che c'è bene. Tu piccino. Mamma mia. Quanto è bello. C'è bene, spettacolo, mi viene spettacolo di mangiare il pezzetto.
tagliate, eh. Io non le tagliate. Ma c'è profumo. C'è profumo. Allora facciamo una cosa qui. Guarda. Che spettacolo, amici miei, che spettacolo. Mamma mia, fatela, fatela che è troppo buonazza, no? Aspettate, aspettate. E che ve lo dico a fare? Morbida, morbida e saporitazza. Mamma, sei buono. Guardate che bontà, amica mia. Mamma mia. Bello, morbido, morbido, no? Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo. Quindi, amiche mie, se vi è piaciuta, condividete questa ricetta, fatela, questi sono gli ingredienti. E una buona serata a tutte. Ciao dalla vostra Francuzza.